Martina, hai fatto la seconda prova di maturità al liceo classico, com'è andata? E a questo punto che cosa ti aspetti dall'orale, che è l'ultima prova rimasta? E allora, la seconda prova era Tacito in latino, confrontato con Plutarco in greco, e dovevamo tradurre solamente Tacito e avevamo il confronto da fare, tre domande di confronto con il testo di Plutarco. Cioè non ci aspettavamo fosse Tacito perché comunque era già uscito in simulazione, però in realtà non è stata una versione particolarmente difficile da svolgere, almeno per me, e ci siamo un po' spaventati all'inizio perché abbiamo visto Tacito, che è uno comunque degli autori più temuti, e poi non pensavamo sarebbe uscito perché credo sia uscito due volte fa il latino. La prova di oggi tendenzialmente dovrebbe essere andata bene, qualche dubbio sulla traduzione e qualche perplessità sulla nuova forma della seconda prova, però comunque tra la preparazione fatta durante l'anno e le abilità e le competenze acquisite nel corso dei 5 anni dovrei essere riuscito a fare una prova decorosa. Andate, era un po' lunga, quindi comunque dopo 4 ore uno è stanco e anche solo rileggerla ci fa fatica. E mi aspettavo qualcosa di un po' più semplice, perché è uscito Tacito, che è il mio scoglio numero uno. E però almeno avevamo un testo a fronte in greco, quindi era più facile perché capivi almeno il senso della versione. Poi alla fine le domande finali sono state una bella botta perché, come dicevo prima, uno è stanco e quindi non ci sta tanto. Adesso dobbiamo affrontare l'orale, che in realtà potrebbe essere più facile del previsto perché abbiamo molta più possibilità di esprimerci senza le limitazioni delle domande, e anche la commissione ci ha abbastanza tranquillizzati, però più che altro la questione delle buste è quella che può spaventare di più. Comunque speriamo in bene. Bisognerà vedere come sarà la nuova modalità dell'orale, quindi le buste, questo sorteggio delle buste, i collegamenti per temi. Bella, e secondo me sarà tutto da vedere poi all'orale, perché adesso né studenti né professori sanno bene cosa aspettarsi.